ispettrice Altieri. Aveva esordito il sergente avvicinandosi per prima ad accogliere la giovane graduata sul luogo dell'efferato crimine. Sarebbe stata una mattinata lunga e difficile, così come l'intera giornata. Entrati velocemente nel mattatoio, seguiti dallo sguardo di colleghi civili, l'ispettrice Altieri e Maresca avevano immediatamente raggiunto quelli della scientifica, già estremamente impegnati nelle analisi sul posto ed una prima valutazione della dinamica del delitto. Antonella dirigeva magistralmente ogni suo collaboratore, senza mai perdere un colpo, ed ella stessa partecipava alle operazioni, attenta come sempre che né lei né nessuno dei suoi potessero inquinare la scena del delitto e conseguentemente i possibili indizi che attendevano di essere scoperti. Tutti quanti impegnati a fare il proprio mestiere con invidiabile professionalità, che comprendeva non farsi distrarre da quello che poteva banalmente essere definito uno spettacolo agghiacciante, anche se il termine da film dell'orrore di serie B calzava perfettamente con la scena che anche l'ispettrice si era trovata di fronte. Il fetore delle carcasse maciullate abbandonate sui tavoli di lavoro appese ai ganci si era mescolato con l'odore del sangue ormai rappreso della ragazza orribilmente trucidata. Il violento colpo alla testa aveva aperto visibilmente la fronte, creando uno squarcio dal quale era fuoriuscita un po' di materia cerebrale. La morte era stata pressoché immediata, ma la paura che aveva preceduto la fine era ciò che davvero eccitava l'assassino. L'ispettrice Altieri si ferma a fissare quel corpo martoriato, chiedendosi ancora come sia possibile accanirsi con così tanta ferocia. È una domanda alla quale potrebbe rispondere soltanto l'autore di quell'orrore, e qualsiasi sua risposta non avrebbe nemmeno l'ombra di qualsiasi razionalità. Incrocia lo sguardo ormai vuoto della terza vittima e si concentra su quegli occhi ormai diventati fissi e neri, riempiti dal dilatarsi delle pupille. Di colpo sembra essere ipnotizzata dal nulla e dalla morte che aleggia nell'espressione spenta. Due occhi verde e smeraldo che infondono sicurezza e serenità, costretti a confrontarsi quasi ogni giorno con la vista della morte, del dolore, dell'incomprensione e della sofferenza altrui. Un mestiere che si è scelta e che voleva assolutamente diventasse il suo, ma non si aspettava così tanto. Sapeva che la strada sarebbe stata brutta in certi punti, lo sapeva perfettamente e l'aveva messo in conto, certo. Ma essere davanti alla realtà di quel corpo straziato ed esserlo per la terza volta nel giro di così poco tempo costituiva una prova tremenda, di fronte alla quale la forza d'animo iniziava a barcollare ed il senso di impotenza prendeva il sopravvento. Si sentiva una donna sola in mezzo alla violenza e temeva che il suo ruolo di leader stesse per crollare da un momento all'altro. Doveva essere forte. Il grado raggiunto con impegno e sacrificio glielo imponeva. Come se non bastasse, nel momento in cui Antonella aveva indossato i guanti in lattice e si era avvicinata al viso della defunta, un brivido le aveva percorso tutta la schiena. E nel momento in cui la dottoressa della scientifica aveva aperto la bocca della vittima, una nuova batosta si era abbattuta dietro al collo dell'ispettrice, che non aveva potuto fare a meno di chiudere gli occhi per un istante prima di inforcare nuovamente gli occhiali da sole. Non ci sarebbero stati dubbi comunque. Ma quell'ultima rivelazione era la conferma del modus operandi dell'assassino e la certezza di avere a che fare con lo stesso squilibrato che aveva già ucciso due volte e che si trovava ancora a piede libero. Entrambi gli incisivi della giovane donna mancavano, strappati con violenza da una dentatura così bella e regolare. Nessun dubbio, si trattava del mostro della mannaia.